Il 2018 del basket a Pescara lo raccontiamo con Stefano Raiola, il coach. Buonasera Stefano. Da dove vogliamo iniziare, Stefano, il 2018? Buonasera a tutti innanzitutto. Dobbiamo cominciare dalla fine, dalla partita di Giulianova che ci ha permesso di essere qualificati per il secondo anno consecutivo della Final Eight. Diciamo, ci rilacciamo all'inizio dell'anno del 2018, dove appunto abbiamo trovato una qualificazione, non dico insperata, ma comunque entusiasmante per come era partita la stagione l'anno scorso. Quindi siamo partiti bene l'anno scorso qualificandoci della Coppa Italia e abbiamo finito quest'anno con questa seconda qualificazione. Coppa Italia dell'anno scorso mi ricorda Fabriano, insomma il rammarico c'è ancora oggi perché quelle percentuali tiri liberi nel primo tempo contro Megna, Stefano? No, guarda, per quel che riguarda il 2018 sì, Coppa Italia l'anno scorso siamo andati un pochino rimaneggiati, avevamo appena fatto un cambio di mercato, però il giocatore che era arrivato purtroppo non era ancora pronto, quindi con una corazzata contro Megna eravamo nettamente sfavoriti, ma noi i ragazzi hanno sfoderato una partita incredibile, siamo stati avanti anche di 10-12 punti e abbiamo chiuso il primo tempo pari o di poco sotto, se non mi ricordo, sbagliando qualche tiro libero di troppo. Qualche. Poi abbiamo retto bene il terzo quarto, poi purtroppo al quarto quarto il roster molto profondo di Omegna ha avuto la meglio, però è comunque stata una bellissima esperienza. Avete continuato la stagione sempre ad alti livelli, finita però forse non benissimo perché siete usciti gara 3 contro Valmontone nella serie playoff, perdendo proprio qui in casa, in questo palazzetto. Allora, guarda, il 2018 purtroppo poi per il campionato non era cominciato molto bene perché è stato un mese in gennaio un po' così, in quanto si erano accumulati ulteriori infortuni rispetto a quelli che avevamo avuto a ottobre-novembre e quindi abbiamo avuto delle partite, un calendario non facile con Bisceglie e Recanati e purtroppo siamo partiti 1-5 nel girone di ritorno, quindi quello ci ha fatto perdere la seconda piazza, cosa che assolutamente non dobbiamo fare quest'anno, e siamo arrivati ai playoff dove abbiamo fatto secondo me una serie bellissima, è stata entusiasmante, non equilibrata, equilibratissima. Abbiamo perso in casa, abbiamo vinto lì una partita bellissima, purtroppo nella bella, nonostante si fossimo riusciti ad andare anche 15-16 punti avanti, alla fine abbiamo perso nell'ultimo minuto. È una cosa che ci ha lasciato molto con l'amaro in bocca, sia a me che alla squadra, che alla società, ai tifosi, però purtroppo i playoff questi sono, specialmente quando si incontrano due squadre molto equilibrate, però è stata una bellissima serie ed è comunque sicuramente uno step di crescita che faccio io, che fa la società, che fanno i ragazzi che hanno giocato quel playoff. Estate è nata l'Unibasket, una fusione con altre realtà. Beh, l'Unibasket sì, è stato un tormentone estivo, si parlava di questa fusione, di questa visione tra più realtà abruzzesi, non solo pescaresi. Io penso che in questo momento questa creatura sta crescendo bene, diciamo, perché sia i risultati sportivi che organizzativi penso siano sotto gli occhi di tutti. Una struttura si sta rafforzando, si sta migliorando in quelle cose in cui magari ci sono sempre cose da migliorare, però si sta provando a fare il meglio possibile. Dal punto di vista agonistico, se solo guardiamo alle due prime squadre, penso che i risultati siano non in linea con le aspettative, ma anche oltre le aspettative. C'è tutto un settore giovanile in fermento e comunque tante squadre che sono state composte e che stanno disputando i loro campionati, ma io credo e spero che questo sia soltanto l'inizio per rafforzarsi sempre di più, puntare sempre maggiore attenzione anche sul settore giovanile per allargarlo e per far sì che possano uscire nuovi giocatori dal nostro vivaio, come sono stati per esempio Simone che adesso gioca in A2, Emidio, i vari Timperi, Masciarelli, Di Fonso, insomma giocatori che stanno giocando in giro per l'Italia in questo momento, e rafforzare se possibile anche di più la prima squadra per ottenere sempre risultati migliori. Questo inizio stagione, l'hai già detto Stefano, con la partita di Giulianova ha sancito la qualificazione per il secondo anno consecutivo alle Final Eight, e l'Amatori Pescara che chiude il girone d'andata al secondo posto. Io, coach Stefano Raiola, per il 2019 vorrei? Ma per il 2019 vorrei innanzitutto mantenere il secondo posto, se non di più, anche se non sarà facile. Guarda, voglio sicuramente andarmi a giocare una Coppa Italia alla pari, mi piacerebbe andare avanti nella competizione e poi i nostri sforzi saranno concentrati nell'arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile, nel andare più avanti possibile nei playoff, perché credo che
al progetto Unibasket, alla piazza di Pescara che sta vivendo una stagione comunque credo entusiasmante, noi la viviamo in maniera molto entusiasmante, e poi se riusciamo ad andare avanti poi nei playoff, quindi facciamo riavvicinare ulteriormente pubblico, città, sportivi, insomma, intorno a questa realtà, non penso che non possa che fare bene al nostro movimento, alla pallacanestro in generale, non solo pescarese. Quindi questo è il mio augurio, noi ce la metteremo tutta perché comunque lavoriamo tanto e bene, e i risultati ci stanno pagando e spero che di poter continuare su questa squadra, su questa strada con la squadra. Buon 2019, Steph. Grazie e auguri a tutti.